Ma l'Europa è naturalmente anche la somma delle varie entità nazionali. Credo che abbia senso, oserei dire, in particolare in Italia, per due motivi. Prima di tutto perché la nostra unità nazionale deve molto alla lingua italiana. E quando parliamo di lingua italiana pensiamo ovviamente all'autore per eccellenza che ha plasmato il nostro modo di pensare, Dante. Se pensate un istante al ruolo di Dante e al ruolo che ha avuto la commedia nell'Unità d'Italia, beh, non potete non rimanere commossi da un dato fantastico, è che la lingua italiana è l'unica lingua che si è imposta grazie a un libro di poesia. Sappiamo che il francese si è imposto grazie alla forza del potere centrale. Sappiamo che altre lingue si sono imposte a volte con la forza delle armi. La lingua italiana si è imposta a tutto il territorio italiano grazie a un libro di poesia. Questa è una prima cosa molto importante. La seconda cosa è che in un momento in cui effettivamente parliamo di unità europea, di una grande cultura continentale, credo che sia importante gettare lo sguardo sulle realtà nazionali e in particolare anche all'interno di un'azione gettare lo sguardo sulle realtà regionali per vedere come lentamente, faticosamente, queste realtà a un certo punto si sono alleate per creare una nazione. È stato così con l'Italia. Quindi con i 150 anni celebriamo naturalmente la grande unità nazionale, ma celebriamo anche lo sforzo di tutte le regioni che si sono alleate per fare dell'Italia una nazione, utilizzando la lingua italiana come cemento per la costruzione di questa nazione. Ma credo che ogni regione abbia contribuito in modo determinante all'unità d'Italia, quindi certamente una cosa che metterei, l'ho già detto, è la Divina Commedia, questo è chiaro. La Divina Commedia rappresenta veramente un pilastro della cultura italiana e dell'unità d'Italia. Poi naturalmente quello che ogni regione ha dato alla costruzione dell'Italia e alla costruzione dell'Europa, iniziando con i periodi più alti della nostra storia. Se pensiamo a quello che è stato il ruolo dell'Italia nella storia, è stato anche quello di diffondere verso l'Europa del Nord il messaggio civilizzatore delle civiltà classiche. E quindi, naturalmente, pensando all'unità d'Italia, dobbiamo pensare anche a queste regioni che sono state, la culla di queste civiltà classiche. La prima cosa che auspico è che effettivamente vi siano degli eventi importanti e capaci di coinvolgere la gente. Cioè bisogna fare in modo che sia una festa di popolo e non soltanto una festa di pochi intellettuali. Deve essere una festa di popolo o di pochi politici. Deve essere veramente una festa di popolo. Vorrei che nel 2011 il cittadino di Trapani, come il cittadino di Torino o quello di Bolzano, si sentisse partecipe ad una grande festa popolare che abbraccia il nostro territorio dalle Alpi fino alla lontano Trapani. Beh, innanzitutto dobbiamo valutare i progetti. È l'unica cosa che dobbiamo fare.